Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby. Carissimi telespettatori, buongiorno, ben ritrovati in questa seconda parte di Casa Chalet. Come vi avevo annunziato nell'introdurre, questa mattina parliamo di giovani campioni, parliamo di un'eccellenza del nostro territorio che è la squadra calcio Junior Giuliano e che in questi giorni, a dire il vero siete tornati stanotte qui a Giuliano, hanno portato i ragazzi in giro per l'Europa e girando l'Europa le hanno portate anche a Parlamento Europeo e di questo parleremo stamattina. Facciamo così, andiamo un attimo con un servizio che ci spiega in sintesi ciò che hanno fatto i ragazzi durante queste giornate europee. Conoscere e vivere esperienze che possano far crescere gli allievi come cittadini oltre che come sportivi. La scuola calcio Junior Giuliano nel suo programma di attività ludiche e sportive ha innestato e realizzato una visita a Bruxelles al Parlamento Europeo. Gli allievi della categoria 2006 e 2007 hanno assistito ad una seduta plenaria. Ad accoglierli l'onorevole Elena Gentile, con la quale i piccoli atleti hanno avuto un incontro in cui si è parlato delle attività parlamentari, dell'esperienza da eurodeputato e sul futuro dell'Europa. Una bellissima esperienza e grazie alla società per averci dato la possibilità di unire lo sport alla cultura e quindi aver dato questa opportunità ai nostri bambini anche un domani di sentirsi più cittadini europei, di capire che cosa significa entrare all'interno di un'istituzione europea. Beh, lo sport è quello che ha permesso di creare la nostra società, è quello che ha permesso di creare questa aggregazione che poi ci ha portato a queste tappe organizzata dalla società e da Enzo Maiola che prevede l'aggregazione e la socializzazione in tutti i campi, non solo quello del terreno di gioco dove praticamente noi siamo presenti con la scuola calcio, ma proprio nel sociale, nel ludico e nell'interscambio proprio per cercare di aggregare tutti i ragazzi e cercare di mettere le basi per una loro crescita. Esperienza unica e indimenticabile per i nostri allievi della Junior Giuliano con le categorie 2006-2007 Parlamento Europeo. Credo che per loro sia stata un'esperienza unica nel suo genere e credo che siamo una delle poche scuole calcio che abbia portato gli allievi al Parlamento Europeo. E oltre ad essere allievi e sportivi, loro saranno i cittadini del domani, sono il futuro delle nostre generazioni. Gli abbiamo fatto capire che non esiste solo il calcio, ma anche tutta l'attività che guida tutto quello che è la nostra vita. Qua siamo ritornati, abbiamo visto gli stessi personaggi che stanno qua, li abbiamo visti in questo servizio. Io ve li presento giusto per qualcuno, proprio uno o due persone che non li conosce. Inizierei dal presidente dell'associazione Junior Giuliano Calcio, che è Gabriele Cerbero. Buongiorno Gabriele, poi c'è il nostro Enzo Maiola e poi c'è un piccolissimo campione della Junior Giuliano che in questi giorni è andato a fare un viaggio di piacere ma anche culturale al Parlamento Europeo, che è il piccolo Giovanni Iacolare. Ok Giovanni, non faccio rompere a te il ghiaccio, ma provo a far raccontare a Gabriele da dove nasce questa esperienza. Cioè mi chiedo, no, perché una squadra di calcio che avrebbe potuto, ecco, giustamente credo se siete stati a Barcellona li avrete portati a vedere pure lo stadio di Barcellona, ecco, quindi questo ci sta, non parliamo di questo, che è normale. Un piccolo calciatore lo fai sognare in un grande stadio come quello del Barcellona, ma poi perché la scelta di portarli al Parlamento Europeo? Per fargli vivere un'emozione diversa. Noi al di là della scuola calcio interessa anche fargli capire i concetti persone della vita, meno fortunate, tutto le attività ludiche noi le chiamiamo, perché avvicina ai ragazzi a tutto quello che la vita offre e ci insegna. Abbiamo portato al Parlamento Europeo, è stata un'esperienza unica e indimenticabile per i nostri allievi, e che oltre lo sport esiste anche il ludico. Gabriele, mi permetto di dire, no, far capire ai ragazzi che prima ancora che l'Europa è unita dal fatto che ci giochiamo una coppa, sì, no, europea oppure un campionato europeo, far capire che quella stessa gente ancora di più è unita da regole, da leggi, dal desiderio insomma di una progettualità comune. Credo che questo anche per i nostri ragazzi abbia significato realmente respirare un'area un po' più grande di quello che è a volte il piccolo campo di calcio, il piccolo territorio nel quale noi viviamo, per quanto grande sia Giuliano, ma insomma fargli capire che fa parte di una grande famiglia come l'Europa li abbia abbastanza emozionati. Sì, sono stati molti, i bambini sono emozionati tutti alla visita. Infatti sono stati molto entusiasmi di tutto quello che hanno visto. Noi gli abbiamo fatto capire che loro sono cittadini europei, siamo tutti cittadini europei. Prima cittadini e poi giocatori d'Europa, no? Ecco.
siamo 500 milioni, come ieri siamo stati pure in aula con l'onorevole Elena Gentile, che ringrazio, che ci ha dato la possibilità. Che se ho capito bene, ieri in aula avete proprio partecipato ad una parte della seduta, si parlava anche di argomenti importanti, sì, i ragazzi avevano una cuffia per la traduzione, hanno potuto ascoltare un po'. Siamo stati a plenario che discutevano di un argomento dell'Ungheria e loro con le cuffie hanno ascoltato tutto quello che era la discussione politica. Siamo stati fortunati sotto questo aspetto, perché non tutti si affacciano nel plenario. Poi in un tempo in cui a volte l'Europa viene raccontata nella nostra Italia come se fosse la causa di tutti i problemi, l'Unione Europea, invece andare lì e capire come tanta gente che poi partecipa perché rappresenta dei popoli come anche l'Italia è lì non per creare dei problemi, no? Ma è lì insomma per risolvere un po' di questioni. Ma infatti ieri c'era una persona del Parlamento che spiegava un po' questo, che le visite che loro organizzano, noi siamo orgogliosi perché siamo credo una delle prime scuole calce che si affaccia al Parlamento europeo, si discuteva proprio di questo, di fargli capire ai cittadini europei tutto quello che si svolge nel Parlamento, il senso di fargli capire di che parlano e di che discutono, tutto quello che è l'economia europea. Con i trasporti, infatti hanno spiegato come funzionano le leggi, come si attivano, quanti membri sono, chi è il presidente e i ragazzi. Diciamo una lezione non a scuola, che potrebbe sembrare più noiosa, ma una lezione che è diventata anche un'esperienza. Vincenzo, li hai accompagnati anche tu, no, in questa avventura? Certamente. Li hai accompagnati anche a Barcellona? Sì. Allora, a Barcellona che avete fatto? Niente, a Barcellona siamo partiti sabato mattina, abbiamo visitato sabato pomeriggio, abbiamo visitato il Camp Nou, poi la mattina abbiamo fatto un giretto per Barcellona, la Sagrada Famiglia, siamo stati poi sulla spiaggia a Barcellona, bella città. Devo dire la verità, è stata una bellissima esperienza, perché alla fine un poco di ansia portare 92 ragazzi, famiglie. 92 comprese, famiglie e ragazzi, a Barcellona, sì, per me diciamo è una responsabilità, organizzarla, no? Sì. Noi ci anticipiamo quando c'è un progetto, noi il mese prossimo già studiamo, voglio dire, abbiamo una aperta che li dobbiamo portare al Papa, quella non sì. Ce lo dobbiamo scordare, sì. Non la diciamo ancora, però è in calendario, era una sorpresa, deve essere un prossimo pensiero, lo sai, io non ho detto ancora niente, no, a nessuno, ma perché di io devo organizzarmi bene. Giovanni, toglimi una curiosità, no? Enzo parlava giustamente che siete stati in questo stadio del Barcellona, tu giochi il calcio, secondo me alla tua età entrare in quel campo è come quando io da ragazzino sono entrato a San Pietro, no? Io voglio fare il prete, entro a San Pietro dove abita il Papa, tu sei entrato nel uno dei più importanti stadi d'Europa se non del mondo, che sensazione hai avuto? Veramente io non sono andata a Barcellona, quindi a Bruxelles, però comunque pure vederlo da qualche dispositivo mi è piaciuto comunque. E invece quando sei entrata a Bruxelles in Parlamento? È un'esperienza bellissima, perché a parte che mi è piaciuto molto ascoltare le discussioni, e poi ciò che trattava era molto importante. Tu l'hai visto anche il Parlamento, qualche volta l'hai vista in televisione, no? Che sembrano cose lontane da noi. Quando uno ci sta dentro invece, si guarda attorno e tocca con le proprie mani, no? Le cose diventano più vere. Adesso oltre a pensare di fare il calciatore, no? Un ragazzino può pensare pure, ma chissà, non so, magari se non so se giocherò in un campo del Barcellona, o forse chissà un giorno sarò in quel Parlamento, anche lì, no? A vincere per qualcuno, a vincere per gli altri. Pure io lo stavo pensando quando l'ho visto, e a parte che essere il calciatore non è proprio il mio sogno più grande, però viva la sincerità. Quindi giochi per sport. Quasi quasi ti attira più il Parlamento. Sì. Giovanni, ci hai fatto mettere proprio scopa, devo dire la verità. Facciamo una cosa, andiamo ad ascoltare anche gli altri amici tuoi che sono stati intervistati ieri da Francesco che era con voi, Francesco Comendillo che era con voi a Bruxelles. Vediamo un po' anche i tuoi amici, c'eri anche tu in quell'intervista, che cosa dicono ai telespettatori di Casa Chalet. Bravo Giovanni.
questo viaggio è stato molto bello perché è anche stato il mio primo viaggio con i miei amici. Il mio nome è Vincenzo Cerbere e questa esperienza a Bruxelles è stata bellissima e la ricorderò per tutta la vita. Ringrazio tutta la Junior Giuliano. Mi chiamo Giovanni Palma e sono il centrocampista della Junior Giuliano. Oltre a giocare a calcio è molto importante conoscere queste cose del mondo. Io mi chiamo Giovanni e questa esperienza è stata bellissima perché abbiamo visitato il Parlamento Europeo, abbiamo fatto anche un gioco su come si è... cioè come si è fondato, diciamo. Poi abbiamo fatto un sacco di cose divertenti e mi è piaciuto anche perché abbiamo fatto è la prima volta che faccio un viaggio insieme a tutti i miei amici. Le mie impressioni sono bellissime, anche se questo non è il primo viaggio che faccio con la Junior Giuliano, ma è il secondo, e perché sono andato anche a Barcellona. Ringrazio anche la partecipazione dell'onorevole Gentile per anche per averci fatto visitare il Parlamentarium di Bruxelles. Il Parlamento Europeo perché mi ha fatto capire che nella vita, oltre alla propria passione, ci sta anche la politica, che serve molto. Mi chiamo Domenico Ciccarelli e sono un attaccante e sono il più piccolo di questa partenza a Bruxelles. Faccio un appello al presidente che per il prossimo viaggio vorrei andare in Brasile. Perché anche noi dal video provavamo a vedere un po' queste immagini che voi eravate là, però le immagini le avete viste per la prima volta. Allora, abbiamo ascoltato i ragazzi, abbiamo ascoltato voi, però diciamo che questo è stato possibile anche ad una collaborazione che nasce tra la scuola calcio e un po' anche delle attività che riguardano un po' la politica italiana, no? Perché ci sono sempre delle persone a volte che si spendono non solo a fare una politica, ma anche ad educare i giovani a un senso di politica. Quindi avete avuto qualche aggancio lì in Europa che vi ha permesso di poter portare i ragazzi, credo. Sì, l'aggancio è l'onorevole Elena Gentile. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di questo progetto. È napoletana? No, è pugliese, è pediatra, una carissima persona, molto socievole, specialmente con i bambini. Quando ci siamo interfacciati come scuola calcio, la prima cosa che gli abbiamo detto di questo progetto, e lei era molto entusiasma e ci ha portato, gli ha fatto in modo di portarci a Bruxelles. Quindi la ringraziamo anche a nome di un po' di Giuliano, perché ha portato un po' di Giuliano nel... e di tutta Giuliano, che noi rappresentiamo comunque il territorio. Nel momento in cui siamo andati al Parlamento Europeo ci è andato un po' tutto a Giuliano, ci sentiamo di rappresentare Giuliano. Ecco, Vincenzo, giusto un po' per concludere, diciamo che la vostra associazione fa calcio, poi ha questi momenti ludici ed educativi per i ragazzi, ma è anche sempre un'associazione molto attenta alla carità. Io colgo l'occasione anche per ringraziarvi, adesso mentre parliamo andranno un po' di immagini di quella bellissima serata che avete fatto qui al palazzetto che abbiamo a Giuliano, e che avete avuto un'attenzione per la carità. Ho portato in parrocchia tantissime cose e con quelle cose abbiamo potuto aiutare tante famiglie. Alcuni dei ragazzi che fanno la scuola calcio, diciamo, li sostenete anche al di là della retta, no? Li sostenete in tanti modi. Quindi calcio diventa un pretesto, no? Per educare, un pretesto per aiutare. Sì, questo diciamo è il nostro scopo. Queste altre attività, voglio dire, con il progetto Adotto un Bambino, e poi ogni anno noi a Natale facciamo con le parrocchie il giro, quest'anno è toccata a te e alla parrocchia di Sant'Anna. Poi l'anno prossimo gireremo altre parrocchie. Poi il lato ludico è quello di immettere i bambini, voglio dire, nella vita sia lavorativa, queste esperienze che abbiamo fatto a Bruxelles, politica, per capire l'iter legislativo, come funziona la burocrazia. E, diciamo, noi ci siamo prefissati questo, oltre al lato agonistico. Ci prendiamo cura dei ragazzi a 360 gradi. Giovannino, io finirei con te questa puntata, allora, con due semplici domande, no? Dove vogliamo andare, cioè dove si può sognare di andare la prossima volta? Abbiamo detto già il Vaticano, quindi togliamo da mezzo quello, ma c'è qualche altra cosa che tu dici vorrei fare con questa scuola calcio? Andare a visitare, aspetta, fai pensare,
andare a visitare Parigi. Parigi. Quindi la prossima volta, ragazzi, a Parigi, perché io penso che a Parigi, tra le altre cose, c'è Euro Disneyland, che non è che ci dispiace, no, di andarla a visitare. Quindi anche in quel caso si gioca pure, non so se la calcio, si andrà a giocare anche in questo posto. E poi un'altra cosa che ti chiedo e concludo, no? Ma secondo te sarebbe stato la stessa cosa se il Parlamento l'avresti studiato in classe con un libro, o invece andarci dentro, voglio dire, hai imparato di più? Sì, ho imparato di più e credo che anche se l'avrei letto in un libro non mi sarei appassionato come vederlo dal vivo. Ecco, io direi al professore Di Giovannino che la prossima lezione sull'Europa la fa direttamente Giovannino in classe. Sicuro, e ci togliamo sicuro il che prendo un ottimo voto. Un ottimo voto. Chiudiamo con... E tu i ringraziamenti? Volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio, dandoci disponibilità e senso di appartenenza alla scuola calcio. Sono sostituiti i genitori anche a noi come presidenti, come soci e quant'altro. Ci hanno dato una grossa mano e sono stato molto responsabile, sia i bambini che i genitori. Li ringrazio a nome della Junior Giuliano, che come dico io e come diciamo noi, il senso della scuola calcio, noi diciamo la famiglia Junior Giuliano, per noi è una famiglia allargata. La parola famiglia abbraccia tutto quello che sono le problematiche di oggi. E che sono anche le relazioni, insomma, le buone relazioni che possiamo ancora costruire. Oltre lo sport esiste anche il ludico. Ci tenevo tanto a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Benissimo, e tutti Gabriele, quelli benissimo. Che stanno nella scuola calcio. Vincenzo, concludiamo. Concludiamo. Volevo ringraziare Francesco Mennillo. Il nostro Francesco, lui è bravissimo poi in queste cose, si tuffa. Poi veramente. Guardate, già dovuto fare, li ha dovuti montare, stamattina era già tutto pronto. Tutto pronto, dalle 3:30 stamattina, quindi ha preparato tutto, sia lui è stato sia a Barcellona che a Bruxelles con noi. Voglio ringraziare il presidente che non mi ha abbandonato. Sia a Barcellona che a Bruxelles, gli altri soci si sono divisi perché poi c'è certo, sabato poi e la domenica c'era la scuola calcio, giustamente. Esatto. Scusami, da buon padre di famiglia il presidente ci deve sempre stare. Certo, hai ragione. Vincenzo, chiudiamo così. Tanto io poi quello voglio dire, sono contento anche a volte di ospitarvi in trasmissione, un po' perché raccontiamo un'eccellenza del territorio e ci piace sempre farlo, e un po' perché raccontiamo questa Giuliana buona, questa Giuliana ancora delle relazioni positive, delle storie belle, di questi ragazzi che crescono in modo sano, perché aiutati dallo sport e non solo. Quindi io vi ringrazio anche perché stamattina, con tutto il sonno di essere arrivati in Italia alle 3, ringraziamo te, forse nella prima mattinata, avete scelto di stare con noi a Casa Chalet, con gli amici di Casa Chalet. Forza Giovannini a tutti i tuoi amici, io vi saluto, vi do appuntamento stasera dalle 20:30 alle 21:30 per la replica, vi do di nuovo appuntamento domani per una nuova trasmissione di Casa Chalet, domani è venerdì ultima di questa settimana, dalla mezza all'una e mezza, e come dico sempre, che sia pranzo cena, che sia pasto couscous, buon appetito a tutti, ci vediamo domani a Casa Chalet. Now baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.